15 gradi a dritta, rotta 275, 260, 265, 270, 275, rotta. Signor Valli, ha visto bene il convoglio? Quant'è la distanza? Distanza? 2500! 2500, comandante! Bene, a 2000 lanciamo! Mariani, controlli il tempo. Sì, signore. Tubi di lancio, attenzione, attenzione! Angolo di mira 19 gradi, pronti al lancio! Tubi di lancio pronti, angolo di mira 19 gradi. Attenti! Attenti! Fuori 1! Fuori 2! Tutta la barra dritta! Tutta la barra dritta! 80 secondi. Finora non ci hanno visto, ci disimpegniamo subito. 85 secondi. Pronti pezzi di poppa? Pezzi di poppa, attenzione! 90 secondi. Pezzi di poppa, attenzione! Pronti al tiro! Pezzi di poppa, attenzione! Pronti al tiro! Là, pezzo pronto! Rotta 9-5. Rotta 9-5. Rotta 9-5. 110 secondi. Colpito! Pari avanti massima. Pari avanti massima! Pari avanti massima! Pari avanti massima! Sì! È cominciato il ballo! Rispondere al fuoco! Rispondere al fuoco! Fuoco! Là, petto pronto! Distanza 6000 in rapido aumento. Là, mezzo pronto. Valli, mi riferisca subito. Mandi su Grimaldi. Cos'è successo? Un colpo a poppa. È la guerra, amico mio. Il comandante ti vuole. Distanza 6800! Ruski! Che danni abbiamo? Niente di grave, signor Valli. 2 metri più in là avrebbe fatto un macello. Feriti? 4. Uno solo malamente, il secondo capo Sandri. Li ho fatti portare giù.
Come va qui, capo? Sandri è morto. Poveretto, era sposato da appena 3 mesi. Padre. Devo smettere. Non fare storia. Vabbè, soltanto lo scherzo. Plancia. Qui ufficiale in seconda. Il colpo ha preso l'asta del fanale. Pochi danni, ma c'è un morto, il secondo capo Sandri, e 3 feriti. Mi preparo il rapporto. Signor Mariani, quant'è la distanza? Telemetro distanza! 7.800! 7.800! Sì, Mariani, hanno proprio cessato il fuoco e si allontanano. Un'idea veramente apprezzabile. Quello che non apprezzo è il suo spirito in servizio, signor Grimaldi. Distanza! Distanza! Giulio 8.000! Sospendere il tiro! Sospendere il tiro! Sospendere il tiro! Ore 4:48, cessato il contatto balistico col nemico. È finita giusto in tempo. Tra poco è giorno. Pari avanti normale. Pari avanti normale. Pari avanti normale. Pari avanti normale. Sì? Sì. Posto di navigazione per guardie, orario normale. Attenzione, posto di navigazione per guardie. Orario normale. Posto di navigazione per guardie. Orario normale. Ehi tu, ciccione, vai a poppa a dare una mano. Ma io smonto vai. Adesso. Qui, porca miseria. Non ce la facevi più. Fa che mi trovi su un letto e dormo 3 giorni di fila. Vai. Ah, maravito. Mi sembra che le macchine abbiano funzionato abbastanza bene. Sì, per tenere hanno tenuto. Ma le pompe non ce la fanno più. I condensatori sono sporchi, le caldaie incrostate. Abbiamo superato di 6 mesi il termine massimo per andare in arsenale ai lavori. Queste cose le so quanto lei. Le macchine devono funzionare. Sì, signore. Comandante, sì? Per Marina comunica che possiamo rientrare in arsenale per i lavori. Bene. Rotta 3-6. Rotta 3-6. Rotta 3-6. 5-0. 4-5. 4-0. 3-6. Buongiorno, comandante. Buongiorno, De Angelis. C'è qualcuno dall'ammiraglio? La signora Bruni, la moglie del comandante dello Sparviero. Vuole che l'annuncia ugualmente? No, lasci. Quando sarà libero mi avverta nel mio ufficio. Sono 2 mesi che Alberto non torna a Taranto. Non è stato mai così a lungo in missione. Luisa, non dispiacerti per quello che ti dico. Il fatto che tu sia mia nipote non deve autorizzarti a consultarmi ogni minuto come se io fossi un ufficio informazione. Ti ripeto, tuo marito sta bene, lo rivedrai presto e questa volta probabilmente si fermerà qui per qualche giorno. Non posso dirti altro. Torna a casa, Luisa, e statene in pace. In pace. È facile dirlo. Se sono venuta qui oggi da te, zio, è stato per farti una domanda ben precisa. Alberto è imbarcato da 2 anni e mezzo. Non credi che abbia diritto anche lui a una destinazione a terra? Alberto non ha chiesto di usufruire di questo suo diritto. E io non saprei biasimarlo. In questo momento la Marina ha bisogno di comandanti come lui. Ma anch'io. Anche i bambini hanno bisogno di lui. Milioni di donne si trovano nella tua situazione. Torna a casa, Luisa. Questo oggi è importante. Starsene tranquilli. Ognuno al proprio posto. Mi dispiace, zio, di averti fatto perdere del tempo. Grazie lo stesso. Cercherò di non disturbarti più. Thank you.
Senti tu, fai sulle manichette del 3 e del 4. Appena attraccate bisogna sostituirle, vanno a pezzi. Aria avanti adagio. Pisani. Aria avanti adagio. Pisani, che diavolo fai? Aria avanti adagio. Aria avanti adagio. Ariani. Aria avanti adagio. Dia un massimo di rigore. Signor sì. Allora disponga che metà equipaggio vada subito in breve permesso, purché rimangano in città o dintorni. Gli altri andranno con un secondo turno. Quanto agli ufficiali, restano con me a bordo il signor Mariani e il direttore di macchina. Io ora passerò al comando in capo. Appena sarò tornato, lei potrà partire, e Grimaldi pure. E per il nocchiere Pisani, comandante? Deve proprio rimanere consegnato. Ha la madre qui a Taranto. Mi spiace per sua madre, ma quando io infliggo una punizione non la revoco. Lei mi conosce? Comandante, è difficile vincere il sonno, sono tutti così stanchi. Sta bene così, signor Valli. Ordini? No, può andare. Bustino e spenditori a terra. Bustino e spenditori a terra. Andate pure. Ciao, Peppino. Ciao. Morandi, fammi piacere. Io sono consegnato. Ci sarà mia madre giù ai cancelli. Dille che sto bene e portale questo pacchetto. Dille che spero presto di scendere a terra anch'io. Grazie. Va bene, ciao Pisani. Uè, Bossi, portami tante lettere, ma tante. Stai tranquillo, Gennarie, tutte profumate. È vero che è arrivato lo sparviero? Sì, perché? Ha visto uscire mio figlio, il marinaio Pisani. Cosa vuole, signora, che conosca tutta la marina? Postino, postino! Ah, giusto lei, stavo cercando, signora. Suo figlio le manda questo, non può scendere a terra. Come non può scendere? È consegnato, ma sta bene. Morandì, Morandì. Buongiorno, signorina Milena. Buongiorno, mio padre è a bordo? Sì, Capo Santoro è a bordo, sta bene. E Walter Bonelli? Anche Bonelli sta bene. Scusi, lei è dello sparviero? Sì, signore. Senta, per favore, Sandri non scende? Sì, Capo Sandri, sono sua moglie. Non lo so, signora, sono di servizio. Il nostro rimorchiatore è stato requisito dal 20 gennaio. Sono quasi 8 mesi. Io non so cosa risponderle, commendatore. Oh, comandante Bruni. Come va, De Angelis? Beh, come al solito. Si lavora molto, lei lo conosce meglio di me. Gente? L'annuncio subito, comandante. Sì. Entri pure. Grazie. Scusi tanto, sa, signor De Angelis. Ma noi è un'ora che aspettiamo. Capirai, la moglie del comandante Bruni e la nipote dell'ammiraglio. Prego, signori. Il comandante Bruni ritorna da una missione di guerra. Ecco perché ha la precedenza. Sì, in sostanza è andata bene solo perché i due caccia nemici erano senza radar. O forse l'avevano in avaria. Altrimenti mai sarei potuto arrivare a tiro di sorpresa. Ma noi il radar o qualche congegno simile, quando potremo averlo? Con i mezzi di ricerca scientifica e di produzione industriale che abbiamo, ci vorranno almeno 2 anni. E fosse soltanto il radar a mancarci. Fai in modo che in questi 15 giorni di arsenale ti rimettano la nave bene a posto. Abbiamo estremo bisogno di cacciatorpediniere. Ne avevamo 50, 23 li abbiamo perduti. Ce ne servirebbero almeno un centinaio. Pensa un po' in che situazione ci troviamo. Ah, senti, Luisa è venuta qui proprio stamattina. È molto in ansia. Ma non era da sua madre? No, è qui a Taranto oggi. Telefonale. Grazie. Pronto? Luisa? Sì, cara, sono io. Siamo rientrati stamane. I bambini come stanno? No, non vengo a casa adesso perché ho ancora molto da fare a bordo.
Ah, no, proprio non posso. Credono prima di stasera. Alle 7, sì. Luisa, scusami, ma non posso trattenermi troppo a questo apparecchio. D'accordo, cara. A presto. Mi scusi, comandante, la commissione del genio per i lavori dello sparviero è giù che aspetta. Va bene, vengo subito. A ordine, ammiraglio. No, grazie. Si è ricordato di convocare anche i capi tecnici? Ho disposto tutto come lei ha ordinato, signor Maggiore. Ah, oh, ciao, Bruno. Ciao, Brigitte. Signori. Dobbiamo decidere per i lavori della tua nave. Va bene. Vogliamo andare? Comandante, mi scusi, ma solo lei può tranquillizzarmi. Mi dica. Sono la moglie del capo Sandri. Scusate, venga. Comandante, nessuno ha voluto dirmi niente. Ma cosa gli è successo? Perché non è sceso a terra? È ferito? È grave, molto. Dove sta? Posso vederlo? Si faccia coraggio, signora. Ti fai bello, eh? Non vedi, se schiarisce le idee. 22 metri di stoffa ci ha messo lo Stato per vestire alla marinara sto ciccione. E c'ha pure il nastro nuovo. Uè, casa Gennarino, è pronto il signorino? Ah, la barba me la faccio da solo. Come, non vuoi dare due lirette al povero Gennarino che stasera ne ha bisogno a terra, nelle folline? Dai, eh. Bravo. Sì, guarda che bellezza. Guarda. Questo ha fatto avaria al cervello. A proposito di avaria, lo sai tu quanto ci fermiamo in porto questa volta? Non meno di un mese. Mi risulta. Assemblea dei Franchi. Assemblea dei Franchi. Franchi in riga! Franchi in riga! Presente. Valenti. Presente. Rasiotto. Presente. Esposito Gennaro. Presente. Esposito Vincenzo. Ehi, hey, tu, aspetta. Lavan Paradox. Ma di che marina sei? Cinese? Signor, no, marina italiana. Guardati il nastro, analfabeta. Guarda, zuccalo. Niente, Franchito, torna indietro. Dammi il berretto. E tu dammi il tuo. No, prova questo. Broschi, lascialo passare. Così va meglio. Vai, vai. Grazie. Vado a cambiarmi. Giovanni. Vincenzo. Niente. E Micheli. Mi ha fatto chiamare, signor Valli? Sì, aspetti un momento. Mi dispiace, Pisani, non ho potuto farci niente. Il comandante è stato irremovibile. Grazie la stessa, signor Valli. Buona licenza. Venga, Santoro. Con permesso. A comandi, signor Valli? Sì, signor Santoro, congratulazioni. Ma è sporca. Non importa, signor Santoro, congratulazioni. Come? Con anzianità di grado e con decorrenza amministrativa dal 1 ottobre, il capo meccanico di terza classe Antonio Santoro è promosso sottotenente nel Corpo Reale Equipaggi Marittimi. Contento? Chissà come sarà felice mia moglie. Purtroppo, con la sua promozione è arrivato anche l'ordine del suo trasferimento. Una vera perdita per lo sparviero. Sono a bordo dal giorno che l'hanno varato. L'ho visto nascere. Sbarcherà la prossima settimana, appena arriverà il suo sostituto. Vada pure ora. Grazie, signor Valli. E buona licenza. Altrettanto a lei. Amore mio,
Ho dovuto trattenermi a Milano per accelerare le pratiche e discutere con l'avvocato. Ma sabato tornerò a Taranto. Spero tanto di trovare almeno due buone notizie. Così ricomincerò ad aspettare il solito fil di fumo come Butterfly. Amore mio, ogni giorno, ogni minuto che passo lontano da te. Allora, che hai deciso? Vieni su alla villa con me? No, ho cambiato programma. Anna? Arriva oggi. Bene, venite su tutte e due. No, no, tu sai come stanno le cose. Fossi stato solo, volentieri, ma con lei... Ti ringrazio, Ruggero, ma non è proprio il caso. Oh, mio padre è al corrente della vostra situazione, sarà felice di conoscervi. Piuttosto, tu hai la macchina qui a Taranto? Certo, la Super Sprint a gasogeno, avviamento lampo. E allora, accompagnami incontro ad Anna. Il treno passa da Ussina fra due ore, ce la faremo? Certamente, se ti sbrighi. Sentilo, il campione nazionale dei ritardi. Abbiamento lampo. Ecco, prende, prende. Avviamento lampo, eh? Direi, è sei mesi che ferma, ma quando prende... Signor Grimaldi, diamo la solita spinta? Beh, credo proprio che sia necessario, ho fretta. Subito. Ehi, dammi una mano! Sì. Su. Oh. Faccia forza! Tu Letizia Israel, tu onorificenzia, populi nostri, tu advocata peccatorum. Oh, fra Giuseppe, è arrivato il guerriero nostro. Eh sì, se Dio vuole, eccomi a casa. Fra Giuseppe, ti vedo un po' affaticato. Cosa vuoi? È una vita dura. A qualche giorno qui mi rimetterà al mondo. Guarda la nostra vigna. Vedi come l'ho curata? Sei perfetto, padre Fisio. Tutto è perfetto qui. Contento, eh? Naturalmente. Qua riprendo la mia uniforme. E poi tutti i marinai sono contenti. Quando scendono a terra, tornano a casa, dalla fidanzata, dalla sposa, dalla madre. Sancta Mater Ecclesia. Andiamo dal priore. Amore, che gusto c'è? Ma vuoi mettere quando una donna ti vuol bene? Tu c'hai una fiamma dentro e t'avvicini e la pigli così. Ma lasciami in pace, ma va. È inutile, voi non capite niente, non siete all'altezza. Vi saluto. Perché non vieni stasera? Altri programmi, altri orizzonti. Ciao. Milena, io ti voglio veramente bene. Perché non devi credermi? Sì, chissà quante l'avrai detto. Mamma dice che i marinai sono tutti uguali. Ma io sono Milena! Diverso. Io... Milena! Bonelli, ora lo aggiusto io. Milena! Milena! Bonelli! Con te faremo i conti dopo. Thank you.
come? Ancora una fermata. Rifornimento. Metti un po' d'acqua nel radiatore. Come va, Gina? Ciao. Cosa vuoi? Un chilo di carbonella, di quella super, raffinata. Perché non ti sei fatto più vedere? Ero fuori, c'è la guerra, l'hai sentito dire? Sì. Tu la guerra chissà dove la fai. Vediamoci stasera, ti prego. No, stasera non posso, c'è l'ammiraglio qui con me. Domani, forse. Ciao, bella. Ciao. Soddisfatto? Sei un campione. No, grazie, abbiamo la macchina. Vieni. Come dirmi cosa succede? Ruggero ci ha invitati alla sua villa in campagna. Ah, avevo tanto desiderato questo momento per restare sola con te, lontano dalla gente. Ma noi non resteremo alla villa. Ci rifugieremo in uno chalet di caccia lì vicino. Vedrai, è un posto davvero incantevole. Ma sì, forse è meglio. Taranto mi dà malinconia, con tutti quei marinai, quelle uniformi. Non mi sembri mio. Oh, bellezza di valore immenso che mai nessuno avrà. Troppo preziosa per la terra. Come va, Anna? È un secolo che non ci vediamo, Ruggero. Sono felice che abbiate accettato il mio invito. Ma siamo intesi, sarete liberi di andare dove volete. Se vi occorre vi presterò anche la macchina. Prego. Tenga. Grazie. Figlio papà. Mio. Caro, caro. Finalmente. Papà, il comandante Valli. Signor Grimaldi. Caro comandante, è un vero piacere avervi qui con me. E questa è Anna, me ne ha parlato tante volte. Avevi ragione, è molto bella. Grazie. Bentornato. Caro Vincenzo, come va il fegato? Male, grazie. Povero Vincenzo. Lei ed io abbiamo in comune molti pensieri e chissà quante volte si saranno incontrati su quella nave. Io non ho che lui. Beh, per essere esatti, ho anche due sorelle. Mi sono capitate qui poco fa. Zia Bettina e zia Dora. Sì, lo sai che hanno il dono di arrivare sempre nel momento meno opportuno. Ma rimedieremo, rimedieremo. Avevo invitato un po' di amici per fare festa. Se no la casa è vuota, troppo grande. Sono sempre così solo. È molto bella. Modestamente è merito mio. Ma adesso andiamo, Ruggero, se no le zie si offendono. Sta tranquillo, la catenina alla porta. Eccoli. Ah. I
il nostro eroe. Zia Bettina. Zia Dora. I nostri eroi, quanto siete belli. Questa bella signora. Care zie, il comandante Valle. Molto piacere. E la sua fidanzata. Oh, molto che piacere. Bella. Tanto piacere. Vieni qua, dammi un altro bacio. Ma non sei un poco pallido? È naturale, è sempre sotto il mare. E com'è? Ma cara zia Bettina, non è un sommergibile. Te l'ho detto tante volte, Bettina, lo sparviero non è un sommergibile. Oh, è sempre un ordigno di guerra. Beh, io quando vedo queste belle uniformi mi si inumidiscono gli occhi. E com'è? Su, sediamoci. Siamo state fortunate a capitare qui proprio oggi. Una pura combinazione. Oggi ci farai un poco di compagnia, tanta compagnia. Come? Ci racconterai tutto. La guerra è una bella cosa, ma da quando ti sei fatto eroe, ti saluto Ruggerino. Ruggero, la porti la catenina? Certo, sicuro, certo. Dov'è? Eccola qua. Ah, bravo, mai toglierla. E lei non ha una medaglietta? Vincenzo? Veramente no. Male. Vede, signorina, per noi Ruggero è come un figlio. Oh, due zie non valgono una mamma, è vero, Bettina? La felice memoria. Ma l'affetto che gli portiamo noi, non facciamo per dire, è un affetto grande, sa? Proprio grande. E oggi, al vederlo al servizio della patria, ci sentiamo orgogliose. E lei, signorina, non è orgogliosa del suo fidanzato? Vede, signorina, forse non sarò abbastanza patriottica, ma io desidererei la pace. E non amo le uniformi. Anna, l'ho capito fin dal primo momento. Lei mi è molto simpatica. Io ancora non capisco. Non fa nulla, non fa nulla, Bettina. Avremo tempo dopo di discutere. Ora facciamo un brindisi in onore di Ruggero e dei suoi amici. Di questi eroi? Come? Alla vita, alla giovinezza, all'amore. All'amore. Benvenute! Care! Sono le ragazze Arlorio. Gabriella de Talella, Rosalba de Talalla, Letizia e Stefania. Molto moderne, direi. Beh, beh, tra poco è l'ora di andare a tavola. Così dopo la gioventù vola via per suo conto. Voi, signorine, fate compagnia ad Anna. E tu, Ruggero, accompagna il tuo amico a cambiarsi. Per oggi niente uniformi, vero Anna? Un giorno di pace, secondo i suoi desideri. Prego. Allora, il comandante Valli abbandona il convoglio. Buon divertimento, signor Grimaldi. Arrivederci a presto. Aspetta, Ruggero, vengo con te. Su, su che si parte. Ecco. Addio. Arrivederci. Ciao. Ciao. Molto bello davvero qui. Tu sei bella. Andiamo a vedere il nostro castello personale. Ma com'è che con te ci troviamo nei posti più inaspettati? Abbiamo litigato in aeroplano, abbiamo fatto la pace in un rifugio antiaereo. Mi hai dato il primo bacio ad una partita di calcio. E ti ricordi come ci siamo conosciuti? In quel negozio di dischi? Il signore era molto nervoso. Sei saltato fuori dalla cabina d'audizione. Non potresti abbassare il volume? Com'eri buffo. E tu com'eri bella. Sai com'è? Ho capito che mi stavi innamorando di te. Le parole delle canzoni mi sembravano intelligenti. Così mi piaci. Senza gradi, senza uniforme. Senza il mare. Nessuno può dirti vai qua, vai là. Stai con Anna, lasciala. Chi dice di lasciare Anna? Tutti. Speravo tanto di portarti buone notizie e invece mio marito ha fatto opposizione. Bisognerebbe telefonargli a New York. L'avvocato mi dice che da Ginevra forse è possibile. E io andrò a Ginevra.
solo mi ha fatto capire che ci vorrà molto tempo ancora per ottenere l'annullamento. Ma niente potrà fermarci, Stefano, mai. Dovessi lottare l'intera vita per essere tua, tua davanti a tutti. È molto bello, amore, sentirti di nuovo vicino a me. Tu non mi ascolti. Avremo molto tempo per parlare. Vedrai. Quando saremo sposati ci racconteremo tutta la nostra vita, cominciando dal primo capitolo. Ce ne sarà anche uno dei più belli, che si intitolerà Lo chalet del bosco. Ho fatto smontare l'impianto lanciasiluri, fallo revisionare nei prossimi giorni. Morabito. Sì? Comandante, va bene questo posto per la nuova mitragliera? Sull'ariete l'abbiamo messa in questo punto. E le munizioni? Lungo la partita c'è posto per 8 cassette. Bisognerà avvicinarle al massimo. Va bene. Morabito, per le macchine è già disposto tutto? Sì, comandante. Manderò una squadra di rinforzo domattina alle 4 a dare una mano al personale di bordo. E ce la faremo a finirli in 15 giorni? Speriamo di sì, comandante. Beh, allora mi pare che abbiamo visto tutto. Possiamo scendere a terra. Scusi, comandante, ci sarebbero ancora queste carte da firmare. Ah, sì, portali giù. Mangia al circolo? No, mia moglie è qui a Taranto. Anzi, le avevo promesso di essere a casa per le 7, sono già in ritardo di un'ora e... Luisa. Luisa. Sei tornato finalmente. E sono rimasto a bordo per accelerare i lavori. Così saremo più liberi per qualche giorno. Ah, per qualche giorno. Alberto, perché non hai ancora chiesto una destinazione a terra? Ne avevi diritto anche tu. Diritto, diritto. Tu devi stare tranquilla, capito? Tutti mi dicono così. Ma come posso stare tranquilla? Luisa, Luisa, si arriva a casa con i nervi tesi, spezzati. Bisogna che io ti spieghi una volta per tutte. È vero, ho rinunciato a sbarcare. Non te l'ho detto a suo tempo perché ero certo che non mi avresti capito. E vedo che anche ora non mi capisci. Io credo che sia tua non avere nessuna comprensione per me. Luisa, io non sono un fanatico, un esaltato come pensi tu. E non sei la sola a pensarlo. Quando 3 mesi fa sembrava ci fosse per me la possibilità di sbarcare, io mi posi un problema di coscienza. Io ho avuto tutto dalla Marina, dal giorno in cui sono entrato in Accademia. Tutto quello che io avevo desiderato intraprendendo questa carriera l'ho avuto. Come posso abbandonare il mio posto, ora che è venuto il momento di dare e non di chiedere? E i miei desideri, le mie speranze, i miei sogni, non valgono nulla. Ma cara, quando mi hai sposato io ero già da 8 anni, Marina, e questa divisa ti piaceva. Sì, lo so, in tempo di pace tutto sembrava bello. Tutto sembrava brillante. Ma oggi c'è la guerra. E non credere, sai. Non credere che a me piaccia la guerra. Cosa ingiusta, disumana, tremenda. Ma c'è. E sono proprio io, comandante, che ho il dovere di farla accettare ai miei uomini. Io che devo poter chiedere loro in ogni momento qualsiasi sacrificio. Quindi devo essere io il primo a compierli, questi sacrifici. Anche se rischio di perdere l'affetto di mia moglie. Non lo perderai mai, Alberto. Devi scusarmi. Hai ragione. Ma certe volte sento proprio che non ce la faccio più. È più forte di me. L'ultima volta che sei partito. Senta, amore. Ci siamo detto tutto. Vieni. Sto preparando la roba pesante. Comincia a far freddo in campagna. Mi aiuti? Sì.
E Carletto cosa fa? E la piccola Sandrina? Disegna sempre quelle buffe bottiglie. Chissà dove le avrà viste. Li troverai molto cresciuti. E dove la metto? Appoggiala lì. È tanto tempo che non ti vedono. Porterò anche un tuo golf. Questo di cashmere. Scusami. Pronto? Sì, sono io. Va bene. Va bene. Sì. Era il comando in capo. Mi chiamano d'urgenza. Era alto così, era grosso così, lo chiamava un bombolo. Si provò di ballare, cominciò a traballare, fece un capitombolo. Ronzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Perde in fatal, cade in un canal, ma rimase a galla. E sui piccoli piedi, sul grande gilet, lo chiamava un bombolo. E pensavano in me, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. E Walter diceva che era un bidone. Poi ne combinò da sbalordire quando volle dimagrire. Un dottore gli ordinò per cura. Attenzione, cura. Attenzione! Tutta la gente del caccia di 550 rientri subito a bordo. Attenzione, ripeto, tutta la gente del caccia di 550 rientri subito a bordo. Siamo noi. Mamma va. Proprio adesso. Era alto così, era grosso così, lo chiamava un bombolo. Si provò di ballare, cominciò a traballare, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Perde bella. Il fatale, cade in un canal, ma rimase a galla. Per i suoi piccoli piedi, per il suo grande gilet, lo chiamava un bombolo. E pensavano in me, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Ecco, ora per favore tornate indietro. No, ti accompagniamo fino ai cancelli. Mamma, cerca di capire, non posso rendermi ridicolo proprio qui. Sembra che andiamo alla prima comunione. Salutiamoci adesso. Stai tranquilla, tornerò presto. Gigetto, Piero, buoni, eh? Arrivederci. Ciao, papà. Vedrai che saprò farmi onore. Ciao. Ciao, Franca. Arrivederci. Ciao. Che abbia mifere li consegno al capoguardia. Proibito fumare a bordo. Avanti tu, sbrigati. Tu vieni qua, Ciccione, sentimi bene. A te prima ti hanno raddrizzato il berretto, ma io ti raddrizzo la testa. Fila. E consegna i fiammiferi. Lo spargiere è questo? Sì, signore. Il comandante è a bordo? Sì, è a bordo. Presto voi, presto. Cos'è, benzina? È due ore che partiamo fusti. Avanti voi altri là, sbrigatevi. Sacra. Padre. Andiamo, dai. Assicurateli bene ai ganci. Portate giù gli altri, avanti! Sì, avanti, avanti! E noi dove andiamo a dormire? All'aria fresca, fa bene alla salute! Forza almeno voi! Almeno lasciate il passaggio fino al posto di medicazione! Mi dispiace, capo, ma dobbiamo riempire tutto! È meglio che portiate fuori il vostro armamentario! Ma se succede qualcosa, dove curo i feriti? È un ordine del comandante, dice che per questo viaggio l'infermiere non serve per niente! O arriviamo tutti sani, o non arriviamo affatto! Permette, comandante? Vorrei presentarmi, guardia marina Stiglietti, imbarco sullo Sparviero.
Bruni, ti metto in tenuta da lavoro e si dia da fare. Ti faccio segnare l'alloggio, i sistemi anche lì dei fusti. Beh, ha capito? Sì, comandante. Dai volta, dai volta. Bada lì. Signor Morabito, pronti altri 50 fusti. E dove li mettiamo? Ho paura che non riusciremo a farceli stare tutti quanti. Devono starci tutti. Mariani! Quanta gente manca ancora? 11. 2 ufficiali e 9 marinai. E chi sono gli ufficiali? Il signor Grimaldi e il signor Valli. Con noi, vuol dire che sbarcherà quando rientreremo. Ho fatto il sottufficiale per tanti anni, settimana più, settimana meno. Attenti là, mi raccomando, salviamo presto. Signor sì. Spegni quella sigaretta, tu! Signor Tiglietti, non ha occhi lei? Non capisce che basta un fiammifero per saltare tutti in aria? Piano. Ah, Valli, finalmente. Ero su alla villa Grimaldi, comandante. E Grimaldi dov'è? Era fuori a caccia, non sono riusciti a trovarlo. Ma attenti dove... lì! Dove andiamo con tutta questa benzina? Glielo dirò quando saremo in mare, abbiamo dovuto rinviare un'altra volta i lavori. Mandiamo gli uomini a terra nei rifugi? No, continuare il carico! Continuare il carico! Continuare il carico! Continuare il carico! Buonasera, signor Valli. Avevate già messo mano ai lavori giù in macchina? Solo piccole cose. Praticamente stiamo come prima. Se dovremo forzare sarà un bel guaio. Ultima imbarcata! Lancia! Comandante, il carico è finito. Bene. Posto di manovra. Posto di manovra. Aspetti! Tu, muoversi, muoversi! Vai, tu, vai a cambiarti, su! Inganna! E voi altri lì, muoversi, caricare, caricare! Mollare i barbettoni, rimanere sul doppino! Ehi, volevate lasciarmi a terra? Ciao, finalmente. Ma com'è tutta questa benzina? Dove andiamo di bello? Ah, non sai. Attenzione. Che cosa è successo poi con le ragazze? Il signor Grimaldi dal comandante. Addio, ci siamo. Macchine pronte. Macchine pronte. Pari avanti adagio. Pari avanti adagio. Pari avanti adagio. Pari avanti adagio. Ma dove la portiamo tutta questa roba, signor tenente? Beh, non è difficile indovinarlo. Africa. Questo è il riposo che ci avevano promesso. Spezzate noi, spezzate le macchine. Vai, vai, tocca la guardia pari, vai in plancia. Fai aumentare fino a 21. Aumentare sino a 21? Thank you.
Hai altro posto per darti a ricamo? Signor Valle, il sottocastello è più pieno di qua. Già. Cos'è questa roba? Una trappola per topi? All'apparenza esterna potrebbe sembrare una trappola per topi, ma in realtà si tratta di un apparecchio scientifico misuratore della paura da me brevettato, il fifometro. Guardi che bellezza come funziona. Boom! Accidenti, ha visto questo? 90 gradi di paura. E lasciami in pace. Ma non hai niente di meglio da fare. Ha fatto il punto, signor Stiglietti? Un momento, comandante. È così che lei ha imparato a fare il punto in accademia? Errori di questo genere non ne facevamo nemmeno al primo corso, noi. Vada, e ripeta il rilevamento. La nostra destinazione è Tobruk, signor Valli. In Africa le cose vanno malissimo. Truppe e aviazione sono senza carburante. Da un mese non riusciamo a far passare una sola petroliera. Gli inglesi ce le attaccano inesorabilmente lungo tutta la rotta. Per questo Supermarina ha deciso di mandare benzina con navi da guerra, che compiono l'ultimo tratto del viaggio di notte a forte andatura. Noi siamo i primi a tentare questa missione, assieme all'Astore, che è già partito da Augusta e ci raggiungerà al tramonto. E se siamo attaccati? Dovremo evitare ogni scontro. Con il carico che abbiamo a bordo ci difendiamo male. Basta poco per saltare in aria. Avremo almeno una scorta aerea? No. Insomma, andiamo allo sbaraglio. Questo è l'ordine, signor Valli. Portare il carburante a Tobruk. Che rotta faremo? La più breve, rotta 132, questa. Lei non crede, comandante, che sarebbe meglio dirigere prima verso Creta e poi puntare su Tobruk? Ci terremo più lontani da Malta e faremo la traversata notturna in acque meno pericolose. Signor Valli, ho già pensato a questa possibilità, ma non possiamo cambiare rotta. Mi permetta, comandante, di non essere del suo parere. Nella situazione attuale la rotta diretta è troppo pericolosa. Non c'è altra soluzione. Dobbiamo arrivare all'alba. D'altronde è meglio rischiare qualcosa di più, ma nel minor tempo possibile. Altri ordini? No, può andare. Signor Valli? Comandi. Ho notato che lei è particolarmente tenero da un po' di tempo a questa parte. Poco fa ha cercato di coprire l'errore del nuovo guardia marina. Se io non me ne fossi accorto, non avrei capito che è un elemento di cui ancora non posso fidarmi. È al suo primo imbarco. Non ha visto com'era emozionato? Lo so. E proprio per questo lo punirò. Non conosco altro sistema per correggere la gente. Lei dovrebbe saperlo ormai. Se gli uomini possono facilmente raggiungere i loro posti con questo carico. Faccia battere posto di combattimento generale. Posto di combattimento generale. Posto di combattimento generale. Porca miseria, cominciamo presto. Ha visto la incoperta come stretto il passaggio? Bisognerà spostare alcuni fusti. Elmetti e salvagenti! Elmetti e salvagenti! Muoversi! E anche a poppa, sistemiamo meglio la fila interna, provveda. La gente può rientrare. Rientrare dal posto di combattimento. Rientrare dal posto di combattimento. Rientrare dal posto di combattimento. Cessa posto di combattimento. Ma allora era un'esercitazione. A che serviranno poi queste esercitazioni? A romperci le scatole. Stanchi come siamo.
Arrangialo tu. Bonelli. Sì, signor Santoro. Finalmente ti ho pescato. Senti bene, ragazzo. Milena è mia figlia e tu devi lasciarla in pace. Hai capito? Signor Santoro, io e Milena ci vogliamo bene. Sì. Ho intenzioni serie. Sono stato marinaio anch'io e non ho mai avuto intenzioni serie. Almeno fino a quando non mi sono fatto una posizione. Ma io ce l'ho una posizione. Qui sono marinaio, ma la mia famiglia è una famiglia... Non faccio per dire. Permesso. Vai. Insomma, non faccio per dire, ma stiamo bene. Abbiamo dei terreni, delle vigne. Beh, va, va. Ci sarà tempo per riparlarne. Grazie, signor Santoro. Scopritevi. A te, o grande eterno Iddio, signore del cielo e dell'abisso, cui obbediscono i venti e le onde, noi uomini di mare e di guerra, ufficiali e marinai d'Italia, da questa sacra nave armata dalla patria, leviamo i cuori. Messaggio di scoperta aerea. Dai pure. Lo decifri subito. Benedici, o Signore, le nostre case lontane, le care genti. Benedici nella cadente notte il riposo del popolo. Benedici noi che per esso vegliamo in armi sul mare. Benedici. Messaggio decifrato. Messaggio di scoperta, comandante. Venga. Quant'è la prora? 132. Un ricognitore ha avvistato due incrociatori e quattro caccia inglesi in questa posizione un'ora fa. Rotta ovest, andranno verso Malta. Vede, comandante, è più prudente che ci teniamo lontani accostando verso Creta. Niente affatto. Anche se andassero a tutta forza, passeremmo sempre con 3 ore di anticipo. È un avvistamento d'aereo. La posizione è incerta. Potrebbero anche essere più vicini. Le ricordo che dobbiamo arrivare a Tobruk all'alba. Rotta 132. Nave rilevamento 7-5. Nave rilevamento 7-5. Venga, Valli. Sì, è l'Astore. Sembra carico come noi. Il binocolo. Ottanelli. Comandi. Chiamami l'Astore. Signor sì. Pino chiama Abete. Pino chiama Abete. Passo. Qui Abete. Qui Abete. Passo. Il comandante al microfono. Passo. Qui comandante. Sei tu, Silvestri, come va? È destino che ci troviamo sempre insieme noi. Ricevuto l'ordine di operazione 5-2? Sì, e anche la bella notizia di quei signori che ci scorazzano di prua. Stai tranquillo, ce la faremo. Mettiti di poppa e seguimi per contromarcia. Rotta 132. Bene, Alberto. C'è Valli con te? Sì. Salutamelo. Come ve la cavate con quel carico puzzolente? Così. Oggi ho mangiato uova, sembravano fritte nella benzina. Allora d'accordo, passo. Agli ordini, ammiraglio. Passo anch'io. Bel comandante, Silvestri. Sì, ma parla troppo. Stiglietti, faccia il punto con il sestante. Sì, signore. Mette la Roma col Milan. Diglielo tu, cannonier, chi è meglio? Con la Juve la Roma le ha prese. Colpa dell'arbitro. Te, guarda. Amadei stava qui. E qui c'è stava parola. E qui l'altro. Amadei come niente te ne scarta uno e si presenta davanti al portiere. E il terzino te lo sgambetta. E st'arbitro venduto mica gli dai rigore. Dai, che a me questi scherzi non mi piacciono. Quaschi. Mi dovete lasciare in pace a me, capito? Lasciateci dormire. Cos'è questo chiasso? Sempre tu, eh? Si sentiva da sopra la tua voce. Professor Bruschi, veramente ero io che... Silenzio, ho sentito benissimo. Hai 10 giorni di consegna. Ma cosa le ho fatto io? Perché ce l'ha con me? Cosa le ho fatto io?
dite? Vado giù a vedere. Macchina, macchina, macchina! Presto, portate via questi uomini. Spostate quei fusti. Squadra antincendio. Fermate, chiudete tutto. Chiudete la valvola. Comandante, sono saltate le flange del surriscaldato principale. Quanto ci vuole a rimettere in moto? Devo ancora verificare il danno. Non possiamo rimanere fermi in mezzo al mare. Faremo l'impossibile, ma ci vorranno almeno 2 ore se tutto va bene. È in guerra, nave fermata, nave fregata. Brutto viaggio. Povero Pisani. Quello se ne va. Avanti, ragazzi. Date una mano qua. Dobbiamo sgombrare i fusti dagli osterigi. Spostiamo questa fila. Dai, Bonelli, su. Aereo in avvicinamento sulla dritta. Controllare l'oscuramento! Mitragliere, sparare solo se siamo attaccati! Chiamami l'Astore. Pino chiama Abete, Pino chiama Abete, passo. Qui Abete, passo. Ah, Valli, come vanno le cose giù? È peggio di quello che si pensava, bisognerà sostituire anche una tratta di tubo. Comandante l'Astore. Sì. Qui il comandante. Silvestri, sono ancora fermo, l'avaria è grave, prosegui da solo. No, rimango qui, puoi avere bisogno di assistenza. Non hai sentito quei calabroni? Ti ordino di proseguire la missione, rotta 132, massima velocità. Ti rimangono poche ore di buio. E va bene, ma sei sempre il solito testardo. In bocca al lupo, Alberto. Grazie, passo. Sì? Pisani è morto. Chi lo sostituisce? Provvederò subito, comandante. Aereo in avvicinamento a sinistra. Chiudete quel portello! È un inferno là sotto, si soffoca. Facciamogli spegnere la luce, ma lasciamoli respirare. Spegnere le luci significa ritardare i lavori. Comandante? Sì? Tra poco possiamo rimettere in moto una macchina, a mezza forza però. Era chiaro che quelle flange avrebbero finito per saltare. E l'altra macchina? Ci vorrà del tempo. Quanto? Laggiù stiamo sputando l'anima, comandante. Va bene. Appena pronto, ti metto in moto. Aereo in allontanamento a dritta. Ha già informato Supermarina, comandante? Non ancora. Non converrebbe chiedere un rimorchio a sud. Ha capito, signor Valli, che una macchina è quasi pronta? Sì, ma abbiamo più di un'ora di ritardo, comandante. E con questo? Ma è un suicidio. Andremo a finire in bocca agli inglesi. Non ha sentito che ci stanno cercando? Sarà già tanto se riusciremo a tornare a Taranto. Venga con me, signor Valli. Quest'ordine è più forte di qualsiasi logica, di qualsiasi ragionamento. Significa passare a tutti i costi. Il carburante che noi trasportiamo laggiù è prezioso. E lei lo sa quanto me. Anche la nave è preziosa. Noi non abbiamo il diritto... Anche la nostra vita è preziosa, anche quella del nemico. Eppure tutti la rischiamo. Questa è la guerra, signor Valli.
Questa benzina è preziosa per fare la guerra e noi dobbiamo portarla a destinazione. Ma gli ordini assurdi non si eseguono, comandante. Questa sua frase mi autorizzerebbe a deferire al tribunale di guerra. Ma noi andremo a Tobruk con una o due macchine, in qualsiasi modo. No, non andremo né al tribunale militare né a Tobruk, perché all'alba ci verranno addosso come cani e ci faranno saltare in aria. Macchina di dritta in moto. Abbiamo ancora 3 ore di buio. Ce la faremo. Macchina! Macchina! Cosa succede adesso? Lei è in pegnaterra, signor Valli. Crede veramente che io abbia paura? Non lo so. Lei è molto umano e anche la paura è un sentimento umano. Io non ho paura, comandante. Certo, non più di lei e di tutti gli altri. E non ho paura neanche di lei. Non sono di quelli che la detestano e tacciono. E rischierò le sue minacce, il tribunale. Rischierò tutto pur di impedirle di commettere una follia. E glielo impedirò. Mi ascolti, Valli. Io ho molta stima di lei. È molto tempo che l'osservo. Lei disapprova il mio operato. È vero. E mi giudica inumano, freddo. E non è il solo del resto. Poco fa mi sembrava di leggere nei suoi occhi. Lei voleva dirmi qualcosa a proposito di Pisani, vero? Sì, lo so. Se fossi stato meno spietato, se avessi dato ascolto alle sue parole, quel ragazzo avrebbe potuto abbracciare sua madre, almeno per l'ultima volta. Devo dirle, signor Valli, lei è una persona umana, generosa, ma non è ancora maturo per fare il comandante. Del resto non ci si matura mai. E nel giorno in cui noi ci troviamo qui, soli, con la nostra responsabilità, il mare davanti e la nave affidata a noi. E viene il momento in cui fra due strade bisogna scegliere la più difficile, non la più facile. La più logica, direi. Quale logica? Le sembra forse logica la guerra? La disciplina militare è fatta di tante piccole cose, tutte illogiche. È un allenamento continuo, graduale, un allenamento difficile. Perché un giorno venga la necessità di impartire un ordine che vuol dire uccidi o muori. E gli uomini devono essere pronti a obbedire, la nave deve essere pronta a obbedire. Quest'ordine spetta un solo uomo. Al comandante. Eh sì. Non è molto umano questo nostro potere. Diciamolo pure. Eppure, la scritta che è in plancia ha un suo senso. Ricorda, Valli? Il cuore della nave è il cuore del comandante. E si fermano insieme. Macchina di dritta in moto. Vada, Valli. Affretti i lavori di riparazione. Faccia rimettere in rotta. 132. Avanti normale. Avanti normale. Avanti normale. Sì. Rotta 132. Vieni a dritta per rotta 132. Rotta 132. Ore 3:15. Ripresa rotta 132. Ma almeno un po' di caffè, quando ce lo date? Col carico che abbiamo è proibito accendere le cucine. Che allegria, sti furti di benzina. 6 razioni doppie per il turno di macchina. E come va giù? Ce la fate con l'altra macchina? E che vuoi farcela? Sono 3 ore che traffichiamo. Aggiusti da una parte e si scassa dall'altra. Bella pensata andare avanti in queste condizioni. Se fossimo tornati indietro quando l'ha detto il signor Valli, a quest'ora saremmo tutti a Taranto. Magari. Ne mancano 2. Eccole. Grazie. Vai, sotto un altro. 5 razioni per la centrale di tiro. Non arriveremo mai.
A Gennari, misurali un po' la FIFA questo. Chi lo fifometro si è scassato. Si è pigliata paura pure lui. Ne ha misurata troppa stanotte. Zit. Stavolta sembrano tanti. Avevi ragione tu. Le buone ragioni quando occorre devono far luogo alle migliori. Se queste sono migliori. Shakespeare, dialogo sulla giustizia. L'hai riletto da poco? Sì, in uno chalet di caccia. Laggiù è andato a finire, ecco perché non lo trovavo. A proposito di Shakespeare, una volta una ragazza... Dai, che stavolta ci hanno visto. Su della gente. Peccatis tuis, in nomine Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen.
Ruggero. Tu sei il più anziano, vero? Sì. Allora assumi le funzioni di ufficiale in seconda. Va bene, d'accordo. E ora che facciamo? Si va avanti. Ma sei impazzito? Rotta 132. Rotta 132. Ma Stefano, avremo sì o no 2 ore di buio. La seconda macchina funzionerà tra poco. Siamo troppo indietro, tu stesso poco fa... Basta, Grimaldi! Vorrei al più presto un rapporto sui danni che abbiamo subito. Sì, signore, sta bene. Lancia! Sì, qui il comandante. Macchina di sinistra pronta! Pari avanti normale. Pari avanti normale. Pari avanti normale. Sì. Poi siamo a Tobruk. Voglio parlare al comandante. Spero che sia contento di me. Stia tranquillo, signor Stiglietti. Ora le chiamo il comandante. Che freddo. Si è fatto giorno. Non ci capisco più niente. Non voleva tornare indietro il signor Valli. Ma che ne vuoi capire tu? Il signor Valli adesso è il comandante. Io credo che di là sopra le cose si vedono diversamente. Scusi, comandante. L'Astor è arrivato a Tobruk. Metà carico è a destinazione. Ha fatto bene il comandante Bruni a farlo proseguire subito. Silvestri gli era molto amico, vero? Sarà un colpo per lui. Lancia! Possiamo aumentare altri 45 giri! Bravo, Morabito! Aumenta, aumenta! Giri 3, 2, 5. Giri 3, 2, 5. Forse ce la facciamo anche noi. Se gli inglesi hanno mantenuto la rotta, in teoria dovremmo averli già scavalcati. Tutto sta a sapere se gli aerei di questa notte ci hanno segnalato. Lancia, due navi dritto di poppa! Sembrano due supercaccia tipo Tribo. 16 pezzi da 133, gittata 20.000 metri. Ci possono liquidare senza nemmeno venire a tiro dei nostri cannoni. Posto di combattimento generale. Azionare il nebiogeno. Posto di combattimento generale. Azionare il nebiogeno. Siamo ancora fuori tiro, ma quelli camminano più di noi. Basterebbe riuscire a mantenere questa distanza. Tra 2 ore saremo in vista della costa. Morabito! Avanti massima, bloccate le valvole di sicurezza. Aumentare la spinta nafta. Forza, va. Speriamo bene. Quant'è la distanza? Telemetro, distanza 20.000, in diminuzione! Hanno aperto il fuoco! Oh, cominciano ad arrivare sventole. Finché facciamo nebbia è difficile che ci fregano. Sì, quelli c'hanno il radar. E noi perché non spariamo? Troppa distanza. Questi erano più vicini. Distanza! 15.000! Fuoco! Là, mezzo pronto! Là, mezzo pronto! Thank you.
Date quei fusti a mare! Comandante, comandante! Non governa più! Morapito, morapito! Il servomotore del timone è colpito, governiamo con le macchine! Vieni, fare i giri! Valli, qui va tutto in aria! Le tubature non tengono più, andiamo giù di giri! Capo! Capo! L'elevatore si è bloccato! Andiamo, venite con me! Normale la catena, presto! Tu, vieni qui! Passa! Abbandonate il locale! Aprite gli allagamenti! Via, via! Presto, via! Va via tu, su! Plancia, plancia! Il fuoco è arrivato alla Santa Barbara! Abbandoniamo il locale! Dai! Stefano, Stefano, saltiamo in aria! Macchine, aprite gli allagamenti e mettetevi in salvo! Salvatevi, via voi, via Walter! Gente in coperta! Abbandonare la nave! Via! Via! Venite via, presto! Gente in coperta! Abbandonare la nave! Gente in coperta! Abbandonare la nave! Coperta. Abbandonare la nave. Cosa vuoi fare? Vieni via! Buttati giù! E buttati! Venga! Venga qui, signor Grimaldi!
Stefano! Stefano!